E oggi partiamo verso un'avventura diversa dai soliti itinerari che facciamo abitualmente. Il boschetto. Verso un'avventura straordinaria che andremo a vivere insieme a voi. Il parco avventura ci aspetta. Arriviamo. Questo è l'ingresso di Joppolo Giancaxio. Stiamo per entrare al parco avventura, il boschetto. Ci avviamo. Ciao! Sì, ciao, ciao! Pensavo che era selfie, no? Nel parco avventura abbiamo, a parte il chiosco d'ingresso, abbiamo un chiosco bar, poi abbiamo il tiro con l'arco e anche il tiro con la carabina. Ah, interessante. Poi ci abbiamo due percorsi, uno verde e uno blu, uno un po' più semplice, uno un po' più complicato. Bravo. Bravo, grazie. Sono dei percorsi, sì, fantastici. La zona blu è una zona bellissima. Ecco un po' di gente che sta mangiando. Stiamo facendo un giro di perlustrazione. Diciamo che siamo in salita, il parco. Si sente dal fiato. E noi ci stiamo avventurando su questo percorso impervio per uomini rudi. Addirittura. Ruderi più che altro. Questo è il percorso verde, quindi dovrebbe essere quello più semplice, ma anche questo non è male. Sono dei ragazzi che si stanno organizzando per fare il percorso. Prima di salire gli spieghi qualcosa o vanno loro liberamente? Facciamo un briefing in cui spieghiamo come funziona l'attrezzatura, come funzionano i moschettoni e tutte le procedure da seguire durante il percorso. Ah, ok, poi man mano vai seguendo i ragazzi. Adulti, bambini, ragazzi, va bene per tutti. Quello alle nostre spalle è il ponte tibetano. Sì, il ponte tibetano. Poi abbiamo il ponte delle scimmie. Che non è salvo, non c'entra, salvo, è qua dietro. Poi il ponte indiano, quello dopo è il ponte giangascese. Così? È un ponte fatto a X, diciamo, chiamato tronchi a X. Lasciamo il percorso verde e l'anfiteatro dove stanno suonando. Continuiamo, andiamo avanti. Adesso noi scendiamo e andiamo a cantare anche. Un pavone bellissimo, dai colori straordinari. Come si chiama il pavone? Pavone. Come lo chiami? Col nome. Col Adesso nome. Chiederemo come si chiama. Hanno la zona anche dedicata agli animali, è una novità. Anatre, oche. Questa invece è l'area per pranzare. L'area attrezzata per arrostire, quindi la zona picnic. C'è. Ho tolto l'audio, che è meglio. Oh, mettilo, mettilo. Tra l'altro è anche un posto aperto agli animali, quindi potete venire con i vostri animali. Ecco in bagno una scritta fortissima: quel più bello di tia è truccato, quindi chi è più bello di te è sicuramente truccato. Qua c'è un percorso che ci porta direttamente al tiro con l'arco. Ah, questa è la zona dedicata al tiro con l'arco, infatti sono un sacco di ragazzi che si stanno divertendo. Siamo a turno per tirare anche noi. Vale. Salvo sta tirando con l'arco, stanno posizionando bene la freccia, vediamo, quindi bisogna tirare bene. Grande! Complimenti Salvo! Guarda, quasi centro Omar. Fantastico. E qua invece c'è la zona per sparare con la carabina. Cosa si prova Riccardo? Parla mentre vai! Difficile commentare. Aspetta, è concentrato, non sono concentrato, né? Allora, quando una persona cade, ecco, ok, quindi rimane appeso tranquillamente, non succede nulla.
c'è anche un ingresso agevolato per i diversamente abili, con questo meraviglioso spiazzale. È comunque abbastanza comodo, fruibile, senza problemi. Le hai fatte scappare. Forse mettiamo qua. Se sapevo che... so devi mettere. Ecco. Ci stiamo facendo una foto. Ma avvio verso... l'infinito. Qua si sembra i moschettoni nell'anello di vita, sembra una alla volta. Farla ancora? Sì, ma la pedana è più bassa di questa. Vabbè, ormai sono diventato un esperto. Bellissimo. Sì, non fa... sempre come vuoi. Fantastico. Percorso l'ho completato alla grande, velocissimo, devo dire in un batter d'occhio ho completato un percorso difficilissimo. Salvo, com'è stato il percorso? Difficoltà ce ne sono state, però abbiamo superato egregiamente. Io volevo vedere te. Devo farti le riprese per questo, sarà per la prossima, grazie. Quindi qua potete venire a mangiare, vi divertite, possono venire gli animali, possono venire i bambini, è veramente un parco eccezionale. C'è un bar, è diversamente abile, insomma, per tutti, e quindi... Esatto. È stata una bella esperienza oggi. Allora, al prossimo video noi vi salutiamo, ringraziamo anche tutti i ragazzi, tutto lo staff del Parco Avventura. Alla prossima, ciao Salvo. Ciao. Bravo. Grazie.